che ci occorre per realizzare questa borsa è un supporto, ovvero una borsa in juta con manici in bambù. Come già sapete, che abbiamo già fatto un altro tutorial con un modello con le mattonelle granny, ma per chi non l'avesse visto lo ripeto, queste sono borse che realizziamo noi interamente a mano, sono cucite da una sarta, vengono fatte su misura, le trovate sul nostro sito www.merceriamari.it, hanno i manici in bambù e la chiusura calamita. Vedremo questo modello per andarla a decorare non con le mattonelle granny ma con una specie di effetto stile macramè, però lavorato all'uncinetto, una cosa un po' particolare che spero che vi piaccia. Per realizzare appunto questa borsa ci occorre un cordino, che è questo qui che vedete qui, che è appunto un cordino apposta per fare il macramè, che però noi andremo a utilizzare lavorando l'uncinetto, che è una corda. Ci sono diversi colori naturali, questo che uso io è il color panna. Una rocca è sufficiente per realizzare la decorazione, fronte e retro della borsa, quindi da entrambi i lati, e andremo a lavorarla con un uncinetto numero 6. Quindi vi ripeto, tutto il materiale lo trovate sul sito www.merceriamari.it e adesso vi lascio il tutorial. Allora, per iniziare prendiamo l'uncinetto con il cappio e avviamo 10 catenelle. Voilà, adesso ne saltiamo tornando indietro 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, andiamo a puntare nella sesta catenella all'indietro e andiamo a fare una maglia alta. E lavoriamo i restanti 4 punti sempre a maglia alta. Questo è il primo giro che poi andremo a ripetere. Adesso andiamo a fare altre 5 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo 5 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a fare una maglia alta nel primo punto. Adesso dobbiamo saltare 1, 2, 3 maglie, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, che corrispondono ai 3 punti sottostanti che saltiamo. Andiamo praticamente nell'ultimo punto, che sarebbe l'ultima maglia alta del giro precedente, e andiamo a fare un'altra maglia alta. Questi sono i due giri che compongono il motivo e che andremo a ripetere alternati, quindi uno ha le maglie alte piene e uno invece è vuoto. Adesso quindi dovremo andare a ripetere il giro 1, quindi con le maglie alte piene, e le 5 catenelle che andiamo a fare formano queste piccole asoline, una da una parte e una dall'altra, quindi le avrete sempre scambiate. Adesso volteremo il lavoro e andiamo a fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso per ogni maglia sottostante, quindi questa, il primo punto qui, le 3 catenelle e l'ultimo punto, andremo a fare le maglie alte, ok? Quindi qui nel primo punto, sopra la maglia alta sottostante, andiamo a fare una maglia alta. Poi andremo a fare 3 maglie alte, una per catenella. E l'ultima maglia alta sopra la maglia alta sottostante, in questo modo. Adesso dovremo di nuovo ripetere il giro vuoto, quindi 5 catenelle, voltiamo il lavoro. Nel primo punto facciamo un punto alto. A seguire 3 catenelle. E nell'ultimo punto facciamo di nuovo una maglia alta. E dobbiamo procedere in questo modo, alternando questi due giri. Quindi adesso faremo di nuovo 5 catenelle, voltiamo il lavoro e poi una maglia alta per punto. E così via. Ok? Fino ad ottenere la lunghezza desiderata, che è composta da 6, 8, 10, 12, 14, 15, da 16 giri. Quindi dovete realizzare in totale 16 giri. Quindi un giro, due giri, tre giri, quattro giri, fino ad arrivare a 16. Ok? Questa è la lavorazione che dobbiamo andare a fare.
Allora, guardate, ho posizionato il mio motivo così che faccia questa specie di triangolo e sono andata a fissarlo per ora con degli spilli in modo che sia fermo nella posizione che io desidero e non si muova. Fatto ciò, dobbiamo andare a inserire le frange, quindi ho tagliato alcuni pezzettini di corda in questo modo, che andremo a mettere doppi, quindi li pieghiamo a metà e andiamo a inserirci ad esempio qui nel primo punto lungo il bordo con l'uncinetto. Vedete che sono entrata nel foro. Aggancio la corda divisa a metà con l'uncinetto, la faccio uscire, mi si forma quest'asola e faccio passare la restante parte della corda qua dentro in modo da formare un piccolo nodo, no? È lo stesso sistema con cui ad esempio facciamo le frange di una sciarpa, si attaccano nello stesso modo. La frangia, come la lunghezza del cordino, diciamo che arriva fino qui al fondo della borsa, dopo li taglieremo della misura che ci occorre e li sfilacceremo, però adesso appunto vi faccio vedere come andare a fare le corde. Quindi ne prendiamo un'altra, sempre la pieghiamo a metà. Vado con l'uncinetto a inserirmi nel punto a fianco, perché le vogliamo queste frange belle fitte, quindi mi inserisco nel punto a fianco sempre con l'uncinetto, mi aiuto. Una volta che ho quest'asola grande, faccio passare le corde all'interno e stringo, ok? Vedete che le sto andando a fissare in questo modo. Quindi nuova corda piegata a metà, mi inserisco con l'uncinetto qui nel punto a fianco, faccio passare la coda, asolina, passiamo all'interno, nodino e voilà, vedete che ne ho già fissate tre in questo modo. E dobbiamo proseguire così ad attaccarne una per ogni punto fino ad aver ricoperto un'intera borsa di frange, ok? La lunghezza appunto tenetevi un po' abbondante che arrivi al fondo della borsa e dopo vedremo di tagliarle, di conseguenza di ugualizzarle. Quindi sempre pieghiamo a metà, punto a fianco, mi inserisco, asolina, passiamo all'interno, nodino e via. Ok? Quindi proseguiamo in questo modo, molto semplicemente, ad attaccare tutte le nostre frange. Allora, guardate, sono andata ad inserire tutte le frange, questo è il risultato, e dopodiché con un paio di forbici sono andata a fargli questa piccola scalatura, che sono più lunghe al centro e più corte di lato, non so se si vede bene, gliel'ho fatta proprio poco, appena accennata, non volevo tanto, se no volendo potete fargliela anche più marcata e tagliarle di più. Io proprio l'ho fatta appena accennata perché mi piaceva che le frange coprissero tutta la borsa. Adesso vi faccio vedere che io vorrei aprire, vedete che qui abbiamo la corda attorcigliata, io invece vorrei aprire le frange in modo che vengano come queste qui che ho già fatto, vedete che sono in realtà tre fili, quindi vado a togliere il torciglione della borsa, vedete che qui al fondo proprio si aprono e come niente si disfa e riuscite ad aprire i fili in modo da avere le frange perfette. Perché questo cordino è stato creato proprio perché si possa aprire per fare le nappine, le frange e quant'altro. Quindi ha proprio questa torsione che si disfa con facilità proprio per dare questo effetto. Voilà, e vedete, quindi otteniamo delle frange in questo modo. Vado ad aprirle tutte, quindi una per una andiamo ad aprire tutti i nostri fili. Vedete che basta girarli, loro si aprono. E dopodiché li aprite tutti perché mi piacciono di più, cioè sinceramente mi piace di più vedere i fili proprio così, quindi vado ad aprirli. Una volta che saranno aperti li passerò sotto il ferro da stiro togliergli questo effetto mosso e farle cadere giù dritte, perché a me piacciono di più che siano tutte belle ordinate, quindi andrò a darle poi una piccola stirata. Però vedete che abbiamo così le frange fatte a filo, ok, in questo modo. Questi sono quelli che ho già disfatto, invece di avere il cordino così ritorto abbiamo i fili, che personalmente io preferisco, quindi vado a disfare la torsione del filo, diciamo.
Guardate che meraviglia, ho disfatto diciamo tutte le frange, le ho allineate tutte e come dicevo prima le ho stirate per evitare l'effetto mosso ma che siano belle lisce. Si sono anche allungate un pochettino e stirandole, se volete potete ancora accorciarle o lasciarle così come preferite. Io le lascio belle lunghe perché mi piace che coprono bene la borsa, ma va a gusti e poi potete modellarle e tagliarle come preferite. Adesso vi faccio vedere come dobbiamo andare a fissare questo motivo che abbiamo fatto. Allora prendiamo un ago con del filo, io uso il poliestere della Gutterman, andiamo qui dove abbiamo messo gli spilli, tolgo lo spillo, mi inserisco nella borsa ed esco qui puntando nella parte lavorata in questo modo. Dopodiché vedete che dopodiché andiamo direttamente a puntare qui a fianco e usciamo da dietro. Qui devo ancora far passare i fili, lo faccio dopo. Voilà, e cucciamo in questo modo. Adesso rientro così da sotto, passo di nuovo nella parte lavorata e tiro. Proseguiamo in questo modo andando a cucire. Io cucio tutta questa parte che curva e tutti i laterali. Se volete potete dare anche qualche punto qui in centro a vostra discrezione, ok? In base a come volete che si muova di più o di meno. Magari qualcosa qui, soprattutto nei tre motivi centrali dove curvano, se non tutta l'arcata, io due punti li darei per sicurezza perché non si alzi proprio tutto il motivo ma si muovano solo le frange. Quindi questo è il sistema per andare a cucire il motivo. Facciamo sopra e sotto entrando nella borsa di jute e nella parte lavorata all'uncinetto e appunto provvediamo a cucire. Guardate ragazzi, il risultato della borsa è questo, un po' effetto shabby con i manici bambù, la jute che traspare, queste bellissime frange, mi piace veramente tantissimo, sono super soddisfatta del risultato, spero che piaccia anche a voi, se è così fatemelo sapere nei commenti e sul gruppo di Facebook Mari e l'amica uncinettina aspetto le foto delle vostre creazioni. Un bacione, alla prossima, ciao!